Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Il 24 febbraio le truppe russe hanno attaccato l'Ucraina via terra, mare e cielo. Hanno varcato i confini a nord, nelle aree di Cerniva, la frontiera con la Bielorussia, di Kharkiv a est e di Lugansk nel Donbass, di cui Putin aveva appena riconosciuto l'indipendenza. Ma a circa due mesi dall'inizio di questa offensiva, a che punto è l'avanzata russa sul terreno? L'armata di Putin agisce sul fronte orientale e meridionale. In rosa ci sono i nuovi territori controllati dai russi. In giallo, quelli che sostengono di controllare. Questa linea tratteggiata corrisponde all'avanzata russa. In verde ci sono le aree dove si sta combattendo, attorno alle città, come Mariupol. Si può parlare certamente di un consolidamento russo delle conquiste fatte e di un'avanzata nei territori orientali e meridionali, che però è piuttosto lenta. Si concentra soprattutto su villaggi che per ora non ha portato alla presa di grandi città. I russi rivendicano la conquista di Mariupol, ma gli Stati Uniti frenano. It's questionable whether he does control Mariupol. There is no evidence yet that Mariupol is completely fallen. Di fatto la città è occupata ma non conquistata totalmente. La resistenza nell'acciaieria Azovstal prosegue e finché i russi non la controlleranno del tutto non potranno spostare le truppe. Nelle mani di Mosca, tra le città del sud, c'è invece Kherson ed è proprio in questa città che i russi progettano di organizzare un referendum per chiedere agli abitanti di approvare l'indipendenza della Repubblica Popolare di Kherson. Уважно, дуже уважно ставитись до того, яку інформацію про себе ви даєте. Єте загарбником, це не для того, щоб вам допомогти, це для того, щоб реально сфальшувати на вашій землі так званий референдум. Будьте обережні. Ma quali sono i piani di Mosca? Numero uno, la Russia sarebbe interessata a completare l'operazione speciale in Ucraina in tempi veloci. Numero due, starebbe puntando non solo al Donbass, ma all'intero sud del paese. Ad annunciare per la prima volta i piani del Cremlino è stato il comandante del distretto militare centrale, Minnekayev. Questo, ha detto, darebbe accesso alla Transnistria. Proprio la Transnistria, la regione filorussa separatista della Moldavia, è stata oggetto in questi giorni di diversi attacchi, come quello contro la sede dei servizi di sicurezza. Secondo molti, sarebbero un pretesto per l'intervento dei russi già presenti sul territorio. Evidentemente, per arrivare a questo territorio, Mosca avrebbe bisogno veramente di fare un'avanzata importante nella parte meridionale dell'Ucraina. Questo potrebbe essere anche un tentativo di non far concentrare l'esercito ucraino nella regione del Donbass. Il Donbass, il sud dell'Ucraina o forse oltre, dove si fermerà Vladimir Putin?